Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un altro video del nostro Loki. Siamo su Eurasia, è un'altra missione di sterminio. Questa volta ho deciso di togliere la cappa stiletto, che tanto non le sto usando, e ho preso la balistica, quella balestra sidearm, quindi arma secondaria, così ve la faccio vedere. Non l'ho neanche catalizzata, quindi sopra ho giusto tre mod, però dovrebbe essere abbastanza per ucciderli a questo livello. Non mi piace tanto, l'avevo presa all'inizio pensando che fosse una figata, invece non lo so. Non mi fa impazzire. Vedete, può sparare il colpo caricato oppure una raffficata. Però non lo so. C'è una balestra, una mini balestra che spara una raffficata. Non mi fa impazzire. E sto sbagliando strada. A meno che non mi fa. Se mi fa arrampicare di qua? No, non si può. No, infatti. Esteticamente, veramente, questi sono i pianeti, le missioni più belle da fare. Vediamo un po' quanto danno fa. A sufficienza. Come hanno fatto a vedermi? Mi hanno visto, basta, non la uso più sta balestra, ragazzi. Ortus Prime 30, perfetto. Ok, sto video inizia fortunato, a parte lo sgamo della balestra. Veramente non la tocco più. No dai, proviamo ancora. Così almeno ci togliamo il dubbio. No, per shottare è shotta, perché comunque per avere solo tre mod addosso mi pare dovrei avere danno radioattivo, quindi la mod elettrica e la mod di danno da fuoco. E poi non mi ricordo. Ah, danno, forse danno da penetrazione. Io non capisco come fanno a vedermi tutti in questo livello. Questo mi dava le spalle, se non sbaglio. Diamo ancora un'ultima possibilità a sta balestra e se mi sgamano di nuovo la cestiniamo. Se non caricate fino in fondo spara la raffficata, non è come l'arco che tira lo stesso un colpo meno carico. Tra l'altro, mi devo informare bene, ma mi pare che se non caricate il colpo fino in fondo, l'arco non critta con la percentuale giusta, cioè una percentuale, una probabilità di colpo critico inferiore se non lo caricate fino in fondo. Penso che si stiano scannando con dei Feral Cubro qua davanti. Andiamo a vedere. Sì, godiamoci la scena. Mi sa che sono più forti i Feral dei Grineer. Ma noi tanto ci buttiamo nel mezzo e li uccidiamo tutti, chi ce frega. Si vendica perché gli ha ucciso il cugino, probabilmente. Porca miseria come gli spara via però anche la balestra. Va, tutti e due impalati. Qua più che i Kubrow, questi qua potevano mettere delle super mega scimmie che si arrampicavano, dei gorilloni rossi, non so, cosa più figa. Però vabbè, non mi lamento, i contenuti nuovi, cose in più, sono sempre gradite. Questa è intenzione di darmi le spalle per sempre, forever. Bravo. Ma ragazzi, torno all'arco, a me sta balestra veramente non mi piace. Aspettato troppo. Uno. Non mi vedi? Eh no, sono invisibile. Che poi in PvP non è così perché vi vedono. Poco, ma vi vedono. Rischio. Si chiama nascondino?
Ne mancano 11. Dov'è? Ah, è infrattato nel corridoio lì. Guardate molto la mappa quando cercate di giocare stealth, perché vi aiuta, oddio, vi dovrebbe aiutare in realtà. Ah, ok, sì, c'è un buco qua sotto. Però vedete, segnava che il nemico era qua, in realtà segnava solo l'ingresso a questa sezione, a questo corridoio. In realtà il nemico sta all'altro capo del corridoio. A me questa cosa non piace molto. Dovrebbero a sto punto inserire due indicatori sulla minimappa, uno che segna il nemico e uno che segna la direzione in cui procedere. Una sorta di bussola. Potrebbero metterla in alto al centro. Ah, sono riuscito a prendere, mi sa che ne ho uccisi due. Pensate. Sta putenza. O sto culo, mi ha droppato una mod, tra l'altro, quello lì. Andiamola a recuperare. Mi piace molto che sta cosa che ogni tanto, mentre vai in giro, senti Kremir che sparano e vengono attaccati dai Feral. Veramente divertente. Quello è andato. Di qua cosa c'è? Oddio, ecco cosa c'è. È una specie di tana? Sembrerebbe di sì. Che beh, ah, sono proprio le loro tane. Non lo sapevo, che figata. Ah, si possono rompere. No, ma ragazzi, abbiamo almeno io ho appena scoperto una cosa che non sapevo. Che storia. Allora gli hanno messo un punto di respawn. Bellissimo, veramente. Bello, bello. Molto molto figa sta cosa. Non riesco a prenderli con l'arco, sono piccoli. No, vabbè ragazzi. Cioè, sono troppi, non voglio stare un'ora qua. Però stavano già raggiungendo la loro tana che avevo appena distrutto, quindi in qualche modo gli hanno programmato l'intelligenza artificiale per, non so, andare ad aiutare gli altri. Sembrano quasi più svegli dei Grinir. No, non mi sono accorto che era finita. Ma dai, ho buttato a terra anche quello facendo il knock qua. Vabbè, buono. L'Orthos Prime ha una portata veramente indecente. Persino maggiore dell'Orthos che. Dici già l'Orthos colpiva a grande distanza. Con l'Orthos Prime potevano aumentare il danno e tenere la portata che aveva l'altro, no. No, aumentiamola ancora un po', giusto per rendere l'arma ancora più OP. È fighissima da usare. E ah, c'è un'altra tana qua. Sono tanti, eh. Vediamo quanti danni fanno. Beh, non tantissimi. Io me la filo. Ragazzi, anche questo video è finito. E vi aspetto per il prossimo. Ciao!